Noi oggi quello che dobbiamo fare è garantire un rientro, ma anche garantirlo in sicurezza. Ho proposto l'utilizzo degli test antigenici rapidi per fare tutta una serie di tamponi in maniera periodica agli studenti, al personale scolastico, quindi sia agli insegnanti che anche al personale ATA. Ho fatto una serie di proposte. Attualmente a livello regionale abbiamo messo in piedi uno screening di massa, quindi abbiamo dei punti nelle diverse città dove i giovani potrebbero andare per fare il test rapido antigenico. Ovviamente possono andare anche non nello stesso comune dove abitano, ma possono andare nei comuni limitrofi dove appunto si fanno. Dall'altra parte, se noi considerassimo i giovani come delle categorie particolari, come ad esempio avviene per le forze dell'ordine o per il personale sociosanitario, gli stessi giovani potrebbero fare in maniera gratuita i tamponi al proprio medico di base, potrebbero andare in farmacia, potrebbero richiederlo in qualsiasi tipo di struttura ospedaliera, potrebbero andare in qualsiasi tipo di laboratorio. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i giovani diventino una priorità, che vengano individuate tra quelle categorie che hanno diritto a fare un test antigenico rapido in maniera periodica. Questo potrebbe sicuramente garantire una maggiore sicurezza al rientro.